Moto.it EICMA 2021, oggi siamo con Jorge Lorenzo. Ciao Jorge, è sempre un piacere averti con noi a Moto.it. Innanzitutto, come stai? Tutto bene, molto felice in generale. Io mi sono permessa di chiedere ai nostri lettori se avevano qualche domanda da farti e ti dirò che tutti mi hanno detto chiedigli cosa fa adesso che non corre più, perché ti vediamo sui social. Però mi hanno detto, ma la giornata tipo di Jorge Lorenzo, com'è? Fantastica. Lo so. Fantastica perché posso fare quello che voglio quasi tutte le giornate, quindi mi sveglio senza l'arma, mi alleno normalmente, provo a allenarmi quasi tutti i giorni, meno il weekend. Mangio tanto, questo è il mio problema. Su questo siamo d'accordo. Mi alleno molto, però mangio molto anche, quindi questo è un problema, però anche io sono un grande amante del cibo, quindi mi lo godo, però mi piacerebbe stare un po' più vabbè, in forma. Dopo 30 anni di carriera agonistica è giusto che tu te la goda, però hai anche dei progetti comunque ancora nel mondo. Allora quello che faccio normalmente è controllare un po' i miei investimenti, no? Mi piace molto il mondo delle finanze, degli investimenti, ho tanto da imparare, imparo ogni giorno e quindi controllo un po' questo. Viaggio molto, mi piace molto viaggiare, soprattutto ai paesi caldi, le spiagge. Se la gode, ragazzi, praticamente niente, se la gode. Bella vita, bisogna godersi la vita. Comunque certo. Sei ancora nel mondo delle due ruote, ti abbiamo visto qui a EICMA presentare una limited edition con la tua livrea del Siu Mini V-Moto Super Soco. Ti piace come è venuto? Sei soddisfatto? Molto bene, non l'avevo visto prima di non l'avevi visto prima finito. Di qua. Sapeva un po' che era nera e un po' carbonio, però quell'effetto carbonio forciato, come ha detto prima. Forciato, la verità forciato. Che dal vivo è molto, molto carino. E dopo è un modello carinissimo, no? Super piccolo, super compatto, super leggero. Tu a Lugano usi comunque per spostare. E è perfetto per la città, no? Perché infatti ti sposti comunque in scooter a Lugano. Sì, sì, sì. Però hai una passione per le supercar. Cosa ne pensi dell'elettrico che sta arrivando anche nelle competizioni, ma non solo, anche... Allora, il futuro, soprattutto a corto termine, non so se nel futuro, medio termine, ci sarà un'altra tecnologia che sia diversa all'elettricità, però in questo momento il futuro a corto termine è l'elettrico. La performance è migliore che il motore, l'accelerazione è brutale delle moto e delle macchine, e supera con ampio margine al motore. È certo che il suono non è lo stesso. Ma ci arriveranno, li metteranno artificialmente dopo. Sicuramente, esatto. Però non sarà sempre lo stesso e ci saranno dei collezionisti, delle persone che sempre apprezzeranno i motori e le moto e le macchine classiche, no? Però sicuramente per la città prima o poi proibiranno un po' in generale guidare con i motori e quindi ci dobbiamo adattare per forza, perché lo più importante alla fine, se abbiamo una visione più ampia, e conservare il pianeta e tutto passa per contaminare di meno e fare meno casino. Ma in Svizzera dove vivi tu c'è più attenzione rispetto, se sei riuscito a capire, rispetto all'Italia magari per quanto riguarda proprio la mobilità green? No, più o meno uguale, solo che in Svizzera ancora si va più lento perché per forza. 30 all'ora, 50 all'ora, non di più, esatto. Perché se fai 1 o 2 chilometri ti arriva la multa. E invece l'ultima domanda, perché sei richiestissimo, c'è fuori una folla che ti aspetta, volevamo sapere se non ti manca l'ambiente delle gare, non hai voglia di tornare magari come wild card oppure su quattro ruote per i tuoi fan. No, è impossibile perché per lo stile di vita che faccio io, che mi alleno, ma mi alleno solo per essere un po' in forma, è impossibile prendere la moto tanto a livello tecnico come a livello fisico. Se non sei abituato a guidare queste moto, è veramente un altro pianeta, sono moto super veloci, super tecnologiche, se non sei guidandole ogni mese è impossibile essere competitivo, quindi non posso andare lì e fare l'ultimo e che mi doppiano. Quindi, quindi se la gode, dura la vita. Me la godo, vado al circuito, sto con i fans, sto con le persone che conosco, gli amici e vedo i giovani lottando per vincere. No? Grazie mille, Jorge. Grazie a te. Aspetta. Alla prossima, ciao! Ciao amici, ciao!